Dal libro dei Proverbi. La sapienza forse non chiama e la prudenza non fa udir la voce. In cima alle alture, lungo la via, nei crocicchi delle strade, essa si è posta. Presso le porte, all'ingresso della città, sulle soglie degli usci, essa esclama. A voi uomini io mi rivolgo, ai figli dell'uomo è diretta la mia voce. Imparate ed inesperti, la prudenza è in voi, stolti, fatevi assennati. Ascoltate, perché dirò cose elevate, dalle mie labbra usciranno sentenze giuste, perché la mia bocca proclama la verità e abominio per le mie labbra è l'impietà. Tutte le parole della mia bocca sono giuste, niente vi è in esse di fallace o perverso. Tutte sono leali per chi le comprende e rette per chi possiede la scienza. Accettate la mia istruzione e non l'argento, la scienza anziché l'oro fino, perché la scienza vale più delle perle e nessuna cosa preziosa l'uguaglia. Io ho la sapienza, possiedo la prudenza e ho la scienza e la riflessione. Temere il Signore è odiare il male. Io detesto la superbia, l'arroganza, la cattiva condotta e la bocca perversa. A me appartiene il consiglio e il buon senso. Io sono l'intelligenza. A me appartiene la potenza. Per mezzo mio regnano i re e i magistrati emettono giusti decreti. Per mezzo mio i capi comandano e i grandi governano con giustizia. Io amo coloro che mi amano e quelli che mi cercano mi troveranno. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Abbiamo ascoltato questo nuovo splendido brano del libro dei Proverbi, che è una, sostanzialmente una dichiarazione di amore da parte della sapienza con la S maiuscola. Sappiamo che la sapienza con la S maiuscola è la sapienza increata, cioè lo stesso Verbo di Dio che qui contempliamo, incarnato nuovamente in un'ostia e nascosto dietro gli eucaristici, lo contempliamo nella sua eterna divinità. Noi sappiamo che Gesù è il figlio di Dio coeterno con il Padre, il Verbo di Dio fatto uomo. E quando nell'Antico Testamento sentiamo parlare la sapienza con la S maiuscola, è Lui che parla, e parla chiaramente non soltanto a nome suo, ma parla a nome anche del Padre, dello Spirito Santo, con cui è un solo Dio, una sola sostanza, una sola natura, nella distinzione delle persone. E che cosa dice sostanzialmente? Lancio un appello. Noi dobbiamo immaginare la nostra vita, e realmente è così, anche se non ne possiamo avere una coscienza sensibile, come una continua, ininterrotta chiamata di Dio che è vicino a noi, che conosce il nostro cuore, i nostri pensieri, tutte le nostre vie, le cose che ci accadono, e in continuazione, in maniera misteriosa, ma vera e profonda, bussa alle porte degli uomini. Per cosa? Per ottenere un pochino di attenzione, per ottenere un pochino di spazio, per ottenere un pochino di apertura, un pochino di accoglienza. A voi uomini io mi rivolgo, ai figli dell'uomo è diretta la mia voce. Noi penso che in questo mondo non possiamo
adeguatamente immaginare e comprendere quanto Dio ami ciascuno di noi, davvero come se fosse l'unico, quanto Dio vorrebbe vederci felici anche in questo mondo, quanto Dio vorrebbe che i tesori infiniti che Lui possiede e che sarebbero a nostra disposizione trovassero cuori adeguati per accoglierli. Ecco, ma è esperienza comune, noi sappiamo, basta che pensiamo forse a tante persone che conosciamo, forse a tanti nostri amici, conoscenti, che purtroppo la stragrande maggioranza degli uomini è completamente sorda agli appelli di Dio. Sembra essere completamente distratta e distolta da altri. E noi questa sera davanti a Gesù, davanti all'apparente silenzio di Gesù eucaristico, perché Gesù non sta in silenzio nell'eucaristia, ma parla e molto ai cuori che si mettono in condizione di ascoltarlo. Dobbiamo provare a immaginare, mettiamoci nei panni di colui che ci ha infinitamente amato, ce l'ha dimostrato in tutti i modi possibili, insomma, venendo sulla terra, parlandoci con voce umana, morendo per noi. Pensiamo a quanto noi stiamo male, no? Quando facciamo qualcosa di bene a una persona cara, a un amico, e questo sembra non soltanto, cioè, non apprezzarlo, quasi quasi non gli importa niente, a volte addirittura, come accade, no? Uno dà una carezza a qualcuno e arriva poi il cane uno schiaffo. Pensiamo, insomma, a quanto ci fa soffrire una cosa di questo genere, no? E proviamo a immaginare, anche se per noi è un po' difficile, tra virgolette, il dolore di Dio. Chi di noi ha dei figli può lontanamente, vuol dire, comprendere qualcosa, ecco, ma molto poco, perché è molto più grande in realtà, di quello che Dio prova per noi. Un genitore degno di questo nome non vorrebbe altro che vedere che il figlio sta bene, che il figlio è contento, che il figlio è felice, sarebbe pronto a dargli la vita, lo ricopre di bene, quanto è degno di questo nome, no? E quanto soffre un genitore per un figlio che cammina su vie balorde, che si va da solo a rovinare la vita, a distruggere la vita, no? E a mettersi da solo in mare di guai, che non accoglie nessun consiglio, che non si lascia aiutare, che si chiude all'amore dei genitori. Quanto soffriamo per questo? E proviamo a metterci nel cuore di Dio. E un'anima che si danna, e purtroppo ci stanno le anime che si danno, disgraziatissimamente, è, anche se questo è un modo umano di parlare, quindi, ma c'è qualche cosa di verità, è come una coltellata che si desse al cuore di Dio. Ed è anche il motivo per cui il diavolo fa di tutto per dannare qualche anima. Lui la considera come una vendetta per l'odio che ha nei confronti dell'Altissimo. Gli strappa un'anima da lui creata, gli toglie la gioia di vedere una sua creazione felice. Perché Dio ha creato soltanto per questo, non ci ha fatto solo per questo motivo, per nessun altro motivo che questo. Farci godere di ciò che lui è, non soltanto dopo la morte, in paradiso, ma per quanto possibile fino a questo punto. Allora ecco, per esempio, la prima esortazione: accettate la mia istruzione e non l'argento, la scienza anziché l'oro fino. Accettate la mia istruzione, cioè mettetevi in condizione di potervi parlare. Ecco, noi che siamo qui in questa piccola ora santa è una delle tante occasioni create da Dio, non certamente dal parroco, il parroco è in realtà del tutto contingente, create da Dio per cosa? Per parlare ai cuori nostri. Chi è qui, certo, sta rendendo un atto di culto al Signore e sarà largamente ricompensato, ma sta facendo anzitutto un regalo a se stesso
E facendo questo regalo a se stesso rende felice Dio, che ce lo può fare. Quindi l'istruzione, la scienza, anziché non lo dire, che significa la scienza? La scienza non è la scienza come la intendiamo oggi, chiaramente, no? Gli scienziati che si pensano di essere padri eterni, che sanno tutto loro, non è questa. La scienza è proprio la conoscenza delle cose e di Dio. Cioè, già sapere che tu c'è un'anima, d'accordo? Sapere che quest'anima è mutevole, può diventare più bella, più buona, più santa, oppure può diventare più brutta, più cattiva e più malvagia. E questo dipende da te, e tu ne sei responsabile in qualche modo, no? Con già queste prime rudimentali conoscenze, a cui molti uomini non pensano, ma sono tanto importanti. Insieme alla scienza, attenzione, alla riflessione. Una delle prime cose che capita a chi incontra il Signore è che comincia ad essere un pochino più riflessivo, un pochino, pensare un po', quantomeno tutti quanti noi siamo anche più di meno impulsivi, a volte facciamo delle sciocchezze, insomma, no? La riflessione però è la capacità di tornare in un secondo momento a dire: il momento che ho fatto, questa scelta che ho fatto è stata fatta bene, questa cosa che ho fatto è stata fatta bene, o ho sbagliato. E dire ho sbagliato, a mio modestissimo avviso, è una delle cose più grandi che possa dire un essere umano. Dici: ma come? È ovvio che tutti sbagliano. È certo che è ovvio che tutti sbagliano, ma quasi nessuno lo riconosce, però. C'è una chiacchiera dicendo: ah sì sì sì, siamo tutti peccatori, facciamo tanti sbagli e tanti peccati, però poi in concreto sei capace a tornare su una scelta che tanto era una cosa fatta bene? Pensiamo: a me appartiene, dice la sapienza, il consiglio e il buon senso. Pensiamo, il buon senso. Oggi molte volte gli uomini il buon senso hanno proprio smarrito, no? E pensiamo a quante volte, insomma, in tante circostanze si fanno delle cose, come dice, ma un minimo di buon senso, no? Ma come si fa? A volte, come dire, a fare delle cose che certamente, purtroppo, gli uomini di oggi non si rendono conto di quello che fanno, ma proprio veramente un minimo di buon senso, no? Cose pacchiane, cose di cattivo gusto, proprio brutte, che se uno avesse un po' di buon senso, se risparmierebbe, no? Se vogliamo fare qualche esempio, ecco, però non vorrei poi mandare pistorta a nessuno, non la santa, né chi la sente in diretta, né chi la sente in differita. Pensiamo un po' di buon senso quando si entra in chiesa, non conciati, adesso arriva l'inverno, il problema diminuisce, no? Ma apri un po' di buon senso, no? Ma che c'è bisogno di mettere il cartello fuori della chiesa per capire che la chiesa non è una spiaggia? Ma possibile? D'accordo? Poi è possibile, insomma, no? Tanto per dirne una. Ma anche il buon senso, che è proprio l'ABC, ecco, della sapienza, della scienza, dell'intelligenza, no? Ecco. Poi ultime due considerazioni. La sapienza dice che temere il Signore non vuol dire avere paura di Dio, attenzione, di Dio non bisogna mai avere paura, Dio non mette paura. Ma temere il Signore è odiare il male, questo sì, questo è il timore di Dio. Odiare il male, attenzione, non il malvagio, non il peccatore, il peccatore va amato, il malvagio va amato perché possa convertirsi, ma il male va odiato. E Dio è il primo ad odiarlo. Detesto la superbia, l'arroganza, la cattiva condotta e la bocca perversa. Qui vorrei prolungare la meditazione molto a lungo, la superbia, l'orgoglio che si pensa di essere meglio degli altri e tratta gli altri con la terigia, dall'alto in basso, l'arroganza, che è ancora più fastidiosa, no? Quindi che porta ad avere degli atteggiamenti che umiliano il prossimo, che lo mortificano, il comportarsi malamente, la cattiva condotta, e poi la bocca perversa, la bocca perversa è la bocca del bestemmiatore, è la bocca di chi
proferisce volgarità, parolacce in continuazione, la bocca di chi chiacchiera, di chi fa maldicenze, di chi taglia e cuce, ecco, di chi giudica, di chi calunnia, di chi sbaglia, di chi critica, di chi attacca, di chi aggredisce, di chi fa polemica. Queste cose sono tutte quante cose che ci allontanano da Dio e ci allontanano tra di noi. Ecco, e poi, infine, l'ultima frase, poi il resto lo vedremo nel silenzio. Io amo coloro che mi amano e attenzione, quelli che mi cercano mi troveranno. Queste sono parole bellissime. Quelli che mi cercano mi troveranno. Quindi se a noi ci viene soltanto la voglia di conoscere un po' meglio il Signore, una voglia reale, non un pensiero così, ci abbiamo questa promessa. Ti metti in cammino, ti metti in ricerca di essere paziente, cambiamo, quindi non si diventa santi con due giorni, ma tu sicuramente la troverai, il Signore, la troverai, la salvezza la incontrerai. Amo coloro che mi amano non significa, attenzione, che Dio non ami tutti, Dio ama tutti con amore premuroso di padre, ma è chiaro che ama con quello che si chiama l'amore di predilezione e l'amore di dilezione, quelli che lo amano, cioè quelli che amano il Signore riceveranno delle forme di amore del tutto particolari da parte sua, perché l'intrapporto che deve instaurarsi tra Dio e la creatura è un rapporto di amore. Un rapporto di amore richiede sempre un io e un tu, quindi quando uno risponde all'amore di Dio e quindi lo ama, quindi corrisponde al suo amore, riceverà delle forme particolari di amore, perché c'è un rapporto di amore fecondo, interattivo tra due persone. È chiaro che una persona che non ama il Signore e quindi che neanche si accorge che il Signore lo ama perché non gli dà la possibilità neanche di dimostrarlo, può passare una vita che non se ne accorge nemmeno dell'amore di Dio, non prende neanche il briciolo. Ecco, quindi se abbiamo dentro il nostro cuore già un desiderio di conoscere il Signore, già un minimo di amore verso di Lui, ringraziamo e sappiamo che questo certamente ci condurrà ad un rapporto sempre più profondo, intimo, personale, bello e di amore con Lui. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento.